Vietato mancare anche per l'amministrazione comunale. Ci troviamo in sala consigliare del comune di Mel, qui a fianco a me Stefano Cesari, il sindaco di Mel. Gods of Mel, una super iniziativa. Sì, noi siamo orgogliosi come amministrazione comunale di poter patrocinare questa iniziativa nata lo scorso anno, perché per tante ragioni. Il primo è perché nasce da un gruppo di persone giovani del nostro territorio che hanno avuto questa idea, che ce l'hanno proposta e noi fin da subito l'abbiamo recepita e l'abbiamo voluta patrocinare. In secondo luogo perché è un'iniziativa dove al suo interno ci sono tante manifestazioni di carattere culturale, dove ha l'obiettivo di valorizzare il nostro territorio, dove è rivolta alle fasce d'età, dai giovani ai meno giovani, alle famiglie, e dove soprattutto ci sono tante iniziative nell'ambito del sociale, soprattutto la finalità è rivolta al sociale. Parliamo di sociale con Romina De Paris. Sì, sociale, perché comunque questa manifestazione è molto attiva nel sociale e infatti vengono coinvolte anche delle cooperative sociali qui del territorio. Infatti la Time Farm collabora con noi e insieme lavoriamo anche con la cooperativa Porta Aperta. Infatti, grazie anche al supporto di Giorgio Dell'Osta, realizzeremo anche un'opera teatrale. E inoltre collaboreremo anche con la cooperativa Società Nuova, e questo per l'installazione di un'opera artistica. Quindi diciamolo tutti insieme, 23, 24 e 25 di giugno, quarto weekend del mese, tutti insieme, forza, vietato mancare!